Due ore con i ragazzi che combattono per uscire dalla schiavitù della droga nella comunità di recupero San Carlo del Centro Italiano di Solidarietà a Castel Gandolfo. È stato questo il secondo venerdì della misericordia di Papa Francesco, che nel pomeriggio ha visitato a sorpresa il centro terapeutico che si trova in una villa seicentesca donata da San Giovanni Paolo II, che la visitò il 18 settembre 1983. Il pontefice, accompagnato da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, si è seduto a parlare con i 60 ospiti, il personale e i volontari della struttura del CEIS, fondato da Don Mario Picchi. I giovani ospiti hanno fatto al Papa domande sulla fede, sul Vangelo, sulla religione, sui motivi grazie ai quali una persona dopo un periodo di sofferenza può risorgere. I ragazzi hanno espresso a Francesco la loro voglia di tornare alla vita dopo un periodo buio. Poi è arrivato il momento della merenda e il Papa ha mangiato con loro un pezzo di pizza. Al termine della visita, segno giubilare di testimonianza delle opere di misericordia, Francesco ha donato alla comunità un'immagine della Madonna di Lujan realizzata con un fotomosaico fatto di tanti piccoli volti.